Buongiorno e benvenuti in questo nuovo vlog. Non fate caso al ciuffo perché ne ho combinata una in questo periodo. Oltre a cadere con motorino che sta guarendo per fortuna, oltre a far mille danni, grattarmi di notte e tutto quanto, ho tagliato anche un ciuffo che mi dava fastidio. Guardate il risultato. Osceno, ragazzi, la mia parrucchiera mi dirà: ma sei matta? Ragazzi, vi è mai capitato che vi dà un fastidio un ciuffo? Se vi capita, non fate come Katy, mandate dalla parrucchiera perché questo è il risultato. Dovrò andare per forza adesso e sistemare il taglio perché mica posso tenere sta roba inguardabile così. Oggi andrò al lavoro così. Adesso ho fatto un caffè per me e per il Cree, che devo andare a prendere i cucchiai che li ho lavati tutti, non ce n'è rimasto neanche uno. Adesso ho appena finito di fare i mestieri, mi sono riposata un po' e adesso dobbiamo andare a cucinare il pranzo. Io oggi vado al lavoro per le 4, io li metto sotto questi ciuffi perché sono inguardabili. Quindi adesso devo andare a preparare il pranzo, come no, non so, non mi ricordo se ve l'ho detto. Comunque faremo un pranzo fresco, prosciutto e melone, perché oggi c'è a casa anche il Cri, e poi vedremo cosa fare, anche perché tanto da mezzogiorno alle 4 siamo insieme. Dopo mangiato, mi devo anche ricordare assolutamente di tagliare l'anguria perché è un casino che è lì e non vedo l'ora di mangiarla. È arrivato il momento, tagliamo il melone che è quasi mezzogiorno. E tiriamo fuori il prosciutto crudo. Questo è lo speck. Questo è il prosciutto San Daniele, che tra l'altro è uno dei più buoni. Questo qua l'ha preso il Cri all'Eurospin l'altro giorno, ma non vi ho fatto il video spesa perché tanto erano due cose. Taglio tutto e ci vediamo a pranzo, a tavola. Finalmente è pronto e buon pranzetto. Ragazzi, siamo dopo pranzo. Io oggi in modalità mood rapido, stavo dicendo, bradipo, ma guardate che cagata che mi sono fatta. Io continuo a guardarmelo sto ciuffo, cioè inguardabile, devo prendere assolutamente appuntamento per sistemare il taglio. Comunque, perché volevo il ciuffo davanti, quello che va di moda adesso, un po' riccio. Vabbè, comunque, devo mettere a posto un sacco di vestiti che ho appena ritirato, mi devo togliere questa modalità del non ho voglia di fare niente. Sono le 2 del pomeriggio, tenete conto, sono già passate 2 ore in teoria da quando abbiamo pranzato, tra l'altro buono col melone, era super maturo. Adesso piego le cose che ho ritirato dallo stendino, mi sono attivata finalmente, perché come vi ho detto sono le 2, alle 4 devo andare a lavoro. Nel mentre volevo anche provare questi patch occhi di Essence che ho preso su Pinkpanda e ce li ho qua e ancora non li ho provati. In teoria ho tantissime cose di Essence nuove, tipo l'eyeliner marrone, il fondotinta, un primer, un correttore, un gel colorato per sopracciglia, cioè ho un casino di novità da provare, ma voglio fare un video Essence. Volevo mettere anche questo, però visto che ho finito tutti i patch occhi, questo volevo tenerlo per il video appunto di venerdì che uscirà, che già vi ho spoilerato, che sarà il video dove ci trucchiamo con tutti i prodotti Essence. Però raga, li voglio troppo provare, ho bisogno, ho finito tutti quelli che avevo praticamente, devo rifare la mia scorta. Questi in teoria sono con acido ialuronico e pink berries, comunque per all skin types, comunque per tutti i tipi di pelle. Andiamo subito a provarli perché ne ho proprio bisogno. Si presentano così, adesso li apriamo così dopo il tempo che abbiamo i nostri. Sono super imbevuti. Buonissimo. E super freschi, devo dire, perché li avevo anche in frigo. Così il tempo che abbiamo sui nostri patch andiamo direttamente poi. Pensavo che erano rosa, come nella sca... come vedete, sono trasparenti. Comunque, sì, si vede, sono un po' rosino, ma non di certo così. Vabbè, il tempo che poi ce li abbiamo su, corriamo direttamente a sistemare la robina, vedete? Avevo proprio super freschi. In questo periodo tutto ciò che è di fresco, come non mi ricordo da chi l'ho sentita dire questa frase su YouTube, ma una YouTuber che seguo di sicuro, che ha detto, ragazzi, diceva in un video, tutte le cose fresche in questo periodo me le butto in faccia, ecco, anche io.
Comunque, vanno tenuti, di solito io li tengo 20 minuti. 10 minuti, io li tengo 20 minuti, il tempo che sistemiamo la roba, ma sono super freschi. Oh, che bello, magari sistemiamo meglio questo, che dite? Dovrei fare anche le sopracciglia, eh? Adesso le ho messe sul letto tutte le cosine che ho ritirato e adesso piego tutto. Quindi 3, 2, 1. Guardate la magia. Voilà, ho litigato anche con le mosche, infatti ho lì la paletta perché ci sono un casino di mosche. Una bellissima giornata per oggi. Queste le ho piegate, questo è il mio cambio che adesso metterò perché voglio mettere un paio di jeans lunghi. Questi qua che amo da morire, che sono di Terranova, ma ve li avevo già fatti vedere. Mi piacciono perché hanno anche un finto strappo qua sul ginocchio. E una magliettina, questa qua, la mia classica. Ultimamente metto sempre le stesse, ragazzi. Le a rotazione le lavo, le asciugo, metto l'altra, poi lavo questa, metto questa, poi lavo quella nera, quella bianca e quella rosa. Sono queste ormai ultimamente. E questa è tutta roba da portare di là. Finisco, ci vediamo dopo. Anche lo zainetto del lavoro è pronto. Alla fine di questi che davano all'Italmarca con i punti, siamo riusciti a prendere un altro e quindi io l'ho personalizzato. Ho messo il delfino, che è il mio animale preferito. Intanto io sono già pronta e vestita. Qua c'è il mio nopattino che lo tengo qua, che lo metto in carica perché di là è ingombra e si scappa al lavoro. Tra l'altro adesso io sono già cambiata e tutto nei supermercati, è arrivata l'obbligo della mascherina ancora, ragazzi. Io lavoro, se non mi, se siete nuovi come cassiere in un supermercato, ma che situazione. A dopo, io torno oggi per le 8. Buongiorno, siamo praticamente al giorno dopo perché ieri tra una cosa e l'altra non sono riuscita né a registrare né niente e sono già le 11, quindi oggi a mezzogiorno volevo fare le polpette al sugo, quindi mettiamoci a farle. Sto ciuffo qua, vabbè. Qua ho già preparato la padella e la ciotola che, dove andremo a fare appunto le nostre polpette. Ho scongelato la carne trita e abbiamo l'uovo, il pan grattato. Comincio a fare le polpette e ci vediamo dopo. Ovviamente le polpette le voglio fare con la passata perché le facciamo al sugo, Gioia? Perfetto, quindi le facciamo al sugo. Adesso sto facendo l'impastino, poi se volete ho messo anche l'uovo di qua. Comunque se volete la ricetta la trovate sul canale, quindi ve l'ho già fatto il video ricetta, non sto a rifarlo. Faccio le polpettine, arrivo. Comunque se ragazzi ci tengo a chiedervi scusa davvero se non riesco a fare un vlog continuato come si deve tutto il giorno come i vlog insomma del tempo prima proprio perché lavoro, ma di questo ve l'avevo già annunciato che ci sarebbero stati dei vlog magari più lunghi però con spezzettoni di vari giorni. Spero che vi faccia piacere lo stesso. Io comunque quando riesco registro. Ed ecco qua le nostre polpettine, adesso le ho messe dentro, eccole qui, con il sugo, l'origano, un po' di sale, un po' di acqua e le lascio cuocere. Adesso andiamo a stendere. Hanno un profumo, noi amiamo le polpette, perché quando avevo scongelato la carne trita ero indecisa se fare il ragù, ma il cream mi fa amore, facciamo le polpette. Detto fatto. Adesso ho preparato il mio stendino qua fuori, così stendo. 3, 2, 1. E da da, ho steso un casino di roba, ragazzi. Lì c'è il mio manopattino e lo zainetto del lavoro. E qua c'è l'orticello, guardate, è un po' che non ve lo faccio vedere. Queste sono le zucchine, guardate che roba. Nella corsia lì, voi non lo sapete perché le abbiamo messe da poco e non avevo registrato, quindi non sapete l'aggiornamento. Abbiamo messo gli spinaci, sta venendo su anche quelli. Quella è l'insalata. E guardate le carote. Adesso arrivo che mi sta. Dimmi amore! Ciao, sta facendo vedere l'orticello. Guardate il prezzemolo. Bellissimo. Però le carote, le coste sono venute fuori tantissimo. E là vi ricordate che era tutto semi? In quel punto lì era tutto semi. E ci sono tutte le piantine di zucchine. Troppo belle. E quella è la pianta dei pomodori, vi ricordate? Sono proprio orgogliosa. Siamo orgogliosi dell'orto quest'anno. Sono passate le 12 e mezza e finalmente è pronto, anche perché il mio stomaco brontola. Ho già impiattato le nostre polpette. Io ne mangerò 4, il Cri 5, ne sono venute 9. E lì c'è anche una mosca odiosa.
Questo sughetto, ragazzi, io non lo butto perché ogni volta che faccio le polpette, ma ce la farò parlare, ve l'avrò già detto in un altro vlog precedente, comunque lo trovate sul canale il video ricetta di queste polpettine super profumate. Io lo utilizzo domani per fare la pasta, quindi lo copriamo e lo tengo qua nella padella. Domani si fa la pasta con questo sughetto super buono, fidatevi, non si butta niente. Quindi buon pranzetto! Amore, pronto! Un'altra volta pronta per scappare al lavoro. Madonna, se odio sto ciuffo. Ma ragazzi, cosa ho combinato? Ah. Comunque mi devo ricordare assolutamente di prendere appunto, come vi ho detto, appuntamento. Ok, Katy? Una frase di senso compiuto ce la farai a farla prima o poi. Comunque, di prendere appuntamento dalla parrucchiera perché l'ho combinata grossa, ma grossa come una casa. Guardate. Io avevo la riga di lato, vedete, tutti questi dietro, cioè guardate, sembra che ho i capelli a caschetto se faccio così. No, vabbè. E volevo i ciuffi, sì, li ho tagliati i ciuffi. Vabbè, io spero che questo vlog vi sia piaciuto, anche se è durato poco. Vi mando un bacione e ripeto, scusatemi se durano, cioè, se durano quello che durano, ma cerco di portarvi con me comunque nei miei vlog, insomma, in quello che riesco.